Ciao a tutti amici di Stenerd e benvenuti in questa nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e con me oggi ci sono Claudio, Ciao. Ciao, Luca MB. hola. Poi Luca P sembra che è Melissa P, sembra. Infatti ho i capelli lunghi, quindi posso Esatto. Ma infatti in realtà questo era un omaggio che voi brevissimi avete colto subito, quindi Mi sono sento molto... colpi di spazzola. No. In realtà mi limito alle iniziali dei cognomi perché appunto abbiamo casi di omonimia e soprattutto Luca Marinelli Brambilla, io non posso nominare ogni volta due cognomi, quindi Luca P e Luca MB. Penso se mi chiamavano Alessandro. Perché? Alessandro Marinelli No, Brambilla, se sai avrei quel chiamato ma. solo Alessandro, Luca e Claudio, anzi risolvevamo tutto in maniera proprio facile. Però, al di là del flood, in realtà oggi non parleremo di nomi, ma parleremo del concetto di spoiler. Soprattutto in questi giorni è un tema molto caldo, visti i leak riguardanti The Last of Us 2 che hanno messo in crisi il mondo dell'internet. Ora, noi in realtà ne avevamo discusso in privato, ma alla fine sta venendo una discussione molto proficua, molto bella, interessante. E quindi abbiamo detto: ah, ma facciamoci una puntata podcast. E quindi, insomma, eccoci qui. Ora, prima di iniziare al solito con i miei monologhi personali, in realtà questa volta rigiro subito la domanda ai tre fanciulli che sono con me. Chi stava intervenendo? No, ho solo detto ti liberi subito dalla patata bollente, diciamo. Esatto, questa volta ve la voglio evitare. No, no, però vorrei fare iniziare a voi sul... Voi come vi approcciate allo spoiler? Che rapporto avete con lo spoiler? Come reagite? Chi vuole cominciare? Claudio, quello più carico di tutti. Penso di sì. Inizio io, poi lo faccio io il monologo. Quindi Vai, andiamo vai. io e poi Vai. Allora, con lo spoiler ho avuto un rapporto storicamente co comune, nel senso che fino all'incirca l'uscita di The Last Guardian, quindi credo 2017, io avevo un rapporto morboso con gli spoiler, non volevo sapere niente, non volevo anticipare nulla. Figuratevi che io ero incazzato perché non so se ve lo ricordate, ma nella copertina di The Last Guardian, se voi guardate il retro, nel retro si vede una scena dove ci sono due Trico. E quindi praticamente nel retro della copertina c'è lo spoiler che nel gioco poi incontrerà, ci sarà una scena dove scoprirai che Trico non è l'unico persona, l'unico mostro come lui. Vabbè, dopo Quindi io un'ora si ero... vede. Come? Dopo un'ora si vede. C'è una cosa No, no, abbastanza. no. Sì, l'ho visto oggi, ti assicuro. Sì, dopo un'ora, Sì, veramente? un'ora, un'ora e mezza. Sì, Due, ti è. sicuramente nel primo terzo di gioco, nel primo quarto di gioco. Nel primo terzo. Sì, ok, però non ricordavo proprio nella prima ora. Comunque, Forse ora no, dico. però poca roba comunque. Può benissimo essere, no? Per dirvi questo, insomma, che capisco benissimo cosa significa, cioè che mi ricordo anche come. Cosa significa beccarsi lo spoiler, incazzarsi e tutto quanto. Poi, per tutta una serie di motivi che sono da un lato ideologici, dall'altro chiamiamoli universitari, nel senso che ho iniziato per percorsi accademici a studiare determinate cose ed approcciarmi in maniera diversa alla narrativa. E poi per esperienza professionale, nel senso che giocando così tanto, così frequentemente. Ho iniziato a ritenere, leggendo, guardando roba, ha iniziato a interessarmi un po' di meno la mera, cioè, il racconto in quanto tale. Mi sono un po' allontanato dal concetto di spoiler in senso tradizionale. Cerco di spiegare ora il perché. Allora, lo spoiler, a mio parere, che è sostanzialmente un'anticipazione, lo si intende solo ed esclusivamente nel senso di anticipazione narrativa. Lo spoiler ha un valore tale quando cioè diventa un punto che ti rovina l'esperienza nel momento in cui tu arrivi di fronte al prodotto che vuoi, all'opera che ti vuoi gustare, in modo diciamo vergine, cioè non hai alcun tipo di altra influenza nel tuo modo di goderti l'opera. In realtà, io oggi sono fermamente convinto che nel 90% dei casi, quando noi andiamo a ripeto, a giocare, a guardare una serie TV e altro, noi abbiamo in realtà su di noi subito tantissime influenze esterne, che sono rappresentate non solo dai trailer,
ma anche da, dai post su Facebook, alle immagini pubblicitarie che vediamo senza volerle vedere a volte, dalle, anche in qualche modo dalle recensioni da chi ce ne parla, dicendoci, dandoci le anteprime, per esempio, dicendoci il gioco poi ha un grosso cambiamento e quant'altro. E di conseguenza non riesco a trovare più il punto di rottura, di grossa differenziazione tra lo spoiler sul muore personaggio X, mm-hmm, e lo spoiler relativo al nel gioco ci sono queste ambientazioni, ci troveremo in questo luogo, succederà questo, ha una durata all'incirca di questo orario, è un GDR, tutta questa genere di robe qua. Perché io sono fermamente convinto che soprattutto nel caso dei videogiochi, che è il tema in cui oggi forse lo spoiler addirittura ancora più è sentito ancora di più dalla community, per me ha ancora meno senso, perché se io penso che in un gioco come The Witcher 3 impiego 150 ore per completarlo al 100%, di queste 150 ore probabilmente 130 le ho passate giocando e non ascoltando trama, vivendomi delle esperienze che invece molto spesso mi sono già anticipate dalle recensioni, dai trailer, dagli approfondimenti e tanto altro ancora. E quindi semplicemente ho maturato una distanza dallo spoiler che adesso non davvero non mi pesa più. Mi sono reso conto che quando mi spoilerano le cose mi passa veramente sopra senza alcun tipo di fastidio, e sinceramente mi sono ritrovato ad approcciarmi alle cose con maggiore leggerezza in generale. Ma io sono innanzitutto sorpresa del cambiamento repentino, perché io di base sono te nella prima versione, cioè che anche un'immagine o qualcosa che mi lascia intendere cosa succederà, un pochettino storco il naso. Quindi diciamo che io ho paura dello spoiler. E nel caso di The Last of Us, io lì per lì ho avuto il terrore, poi effettivamente non sono incappata, nella mia bolla social è molto rispettosa, quindi non ho avuto rischi del genere. Però nel caso di The Last of Us, per esempio, ho trovato interessante dei commenti di persone, una piccola parte, non è la maggioranza, che invece si ringraziavano di questi leak, perché grazie a quello che sono venuti a scoprire adesso sono interessati a The Last of Us 2, quando invece prima non l'avrebbero giocato, non erano proprio interessati. A me personalmente è successa questa cosa. Ecco. Io per esempio non sapevo se interessarvi o meno al gioco, poi in un contesto molto specifico di un gruppo Facebook che si occupa di rapporto tra mondo nerd e politica, ho letto un commento proprio di Claudio in cui diceva una cosa specifica di quei leak e sono stato molto interessato, perché la novità che è stata ipotizzata da Claudio, che ovviamente non dirò, mi ha posto della curiosità che non mi aspettavo, perché era un gioco, un titolo che sì, mi interessava come potrebbe interessarmi qualunque cosa di quella portata storica, mettiamola così. Mm-hmm. Però non c'era quel gancio che mi avrebbe attirato. Leggendo quella cosa che ho letto, effettivamente l'interesse è cresciuto molto. Quindi è colpa tua, sostanzialmente. Se posso permettermi, ti ringrazio. Se posso permettermi, prima della risposta di Luca, credo che questi leak, indipendentemente poi ovviamente dal saperli o non saperli, hanno trasformato l'importanza di The Last of Us in quanto sequel di uno dei giochi più attesi di sempre, hanno trasformato l'attesa di The Last of Us in il primo gioco a fare questa cosa. Cioè, certo. Già solo questo rende il dibattito sul gioco una roba diversa. Certo. E quindi, insomma, anche lì credo che questo genere di spoiler, che tra l'altro a mio parere anticipa delle robe assolutamente prevedibili, ma proprio assolutamente prevedibili considerando la tipologia di narrativa che Naughty Dog ha utilizzato per The Last of Us, possono sinceramente stimolare anche persone che non lo hanno magari reputato questo capitolo, cioè questo capolavoro infinito, come per esempio il sottoscritto, sebbene mi sia piaciuto tantissimo,
e crearti paradossalmente delle aspettative invece. Certo, quindi, io sono proprio in quel caso lì, nel senso che il gioco mi è piaciuto molto all'epoca quando l'ho giocato anche in un tempo molto breve, perché mi pare che nel giro di un fine settimana l'avevo portato a termine, però non ero così, come dire, in aspettativa per un seguito di un gioco che per me poteva tranquillamente terminare lì. Quella cosa che ho letto da te invece mi ha portato verso una soglia di interesse più alta, perché, come dicevi tu giustamente, molto coerente con quello che il gioco rappresentava, e soprattutto una mossa, come dire, pertinente rispetto al solco che era stato tracciato prima col gioco d'origine. Dico, sta succedendo anche il contrario. Cioè, sta succedendo che tantissime persone, certo, stanno togliendo il pre-order per questioni di scelta personale. Sì, ho letto. Che io mi voglio dire, se ti ha stupito quella cosa, perché aspetti The Last of Us? Vuol dire che non hai compreso un fattore cardine del gioco, per quanto mi riguarda. A parte che concordo con te, lo stanno facendo per una scelta che è politica. E questa cosa, mi permette di collegarmi a un'altra parte del discorso che abbiamo già affrontato l'altra volta in privato tra di noi, e che penso sia utile anche ricordare stasera. Cioè, io all'inizio ho detto che ho cambiato opinione sia per questioni accademiche e di abitudine, ma anche per questioni ideologiche. Cioè, io mi sono abituato a dare meno importanza al cosa succede, perché lo spoiler sostanzialmente ti anticipa il cosa succede, e un po' di meno, cioè maggiore importanza a come ti viene raccontato, che è una roba che, siccome ogni mezzo espressivo ha il suo potenziale, anche se tu mi metti per esteso, per iscritto, l'intera sceneggiatura di The Last of Us, non sarà mai l'equivalente di The Last of Us videoludico, altrimenti staremmo contraddicendo che The Last of Us utilizza il mezzo espressivo del videogioco. E quindi già per questo, per me, lo spoiler ha meno importanza. Poi c'è anche la prospettiva ideologica. Cioè, per me, oggi siamo in una situazione... Io, con tutto questo, non sto dicendo che il cosa non è importante. Il cosa è un elemento fondamentale di come si racconta, di come si struttura una sceneggiatura e tanto altro. Quello che oggi mi fa un po' impressione, e lo dico da persona che scrive le recensioni e credo che tutti voi possiate capirmi, è c'è talmente tanto terrore nei confronti dell'anticipazione che diventa anche difficile fare determinate tipologie di esercizio. Parlarne, certo. Mm-hmm. Certo. Ci sono dei giochi che hanno bisogno, anche in sede di recensione, di parlare del colpo di scena. Essere limitati dal raccontare esattamente Nier Automata o Bioshock è una limitazione incredibile rispetto a quello che il gioco, anche metaforicamente, vuole raccontarti. E provare a girarci intorno e dire perché alla fine c'è un twist che ti fa riflettere, a chi legge non dice nulla, perché se non lo accompagni al racconto effettivo... dando ulteriore conferma all'importanza del cosa, non serve. E quindi, infatti, tutto questo, scusami, ho proprio finito, poi mi rendo conto che mi sto dilungando. Tutto questo poi porta al motivo per cui io, a livello proprio ideologico, non apprezzo molto questa cultura che oggi si è diffusa del terrore dello spoiler. E cioè che voler essere costantemente e complessivamente protetti fino alla fine da qualsiasi riflessione che tocchi quello che succede all'interno del gioco, e dà un'aura di sacralità al momento del consumo che è molto più importante del momento critico, del momento di analisi dell'opera e del suo messaggio. Cioè, la cosa che a noi importa più di ogni altra è arrivare vergini quando ci sediamo di fronte allo schermo e giocare. Poi può succedere qualsiasi cosa, ma l'importante è arrivare lì senza che nessuno ci abbia detto nulla. Ed è, a mio parere, mortificante, perché segna appunto che quello che ci importa di più è questa cosa, piuttosto che avere opinioni complete e complesse sull'opinione, sul gioco, da parte di persone dalle più disparate, da chi ti fa la recensione da 30.000 caratteri fino al commento su Facebook. Certo. Questi sono i motivi per cui, in generale, credo di essermi allontanato dall'importanza che si dà generalmente allo spoiler.
Io vorrei sentire un po' la Luca MB sul... Io stavo rilassando, mi stavo... No, perché effettivamente la visione di Claudio è molto interessante. Io cioè, la comprendo, però non mi riconosco del tutto. Però prima volevo capire meglio anche il tuo punto di vista a riguardo. Io sono sostanzialmente d'accordo con Claudio e volevo aggiungere una cosa sull'ultima cosa che ha detto, poi riprendo il discorso dall'inizio, sul fatto del momento del consumo, che secondo me va anche a braccetto con il discorso sulla recensione, sull'articolo, quindi sul momento critico, perché tutto deve servire a giustificare il fatto che tu hai speso i soldi, devi stare a goderti quei soldi, e poi il momento del consumo semplicemente diciamo svelato in maniera più volgare. E veramente sembra che lo spoiler sia una roba tipo ora non me lo godo, ho buttato i soldi, momento per cosa per cui verosimilmente sono stati cancellati alcuni pre-order di The Last of Us 2, oltre alla semplice questione politica, che io poi non ho visto nulla di The Last of Us, perché appena saprete capirete, perché dietro ci saranno mesi di discussione già. Che bello, siamo pronti per gli approfondimenti. Ma credo di potermela perfettamente immaginare questa cosa, perché un minimo conosco Naughty Dog e... No, che vabbè, basta aver finito Left Behind, insomma. Sì. Beh, ma immaginavo andasse a parare lì parte del contenuto, però... Esatto. Però scusa, vai Luca. No, dicevo, tornando all'inizio del discorso sulla percezione dello spoiler, io parto sicuramente da un punto di vista diverso, perché su di me hanno poco effetto i colpi di scena in generale. Cioè, il momento in cui tu dici, oh madonna, ma che cazzo è successo, è veramente raro che mi capiti. Quindi non è che la mia reazione, se so una cosa o non la so, mi cambia poi particolarmente proprio a livello di reazione emotiva. Preferisco guardare la cosa in modo complessivo e cercare... magari non per forza di analizzarla, perché non è che sto sempre ad analizzare roba, però insomma è più una cosa di massima. Tant'è, a conferma di questo, io non mi ricordo mai il finale di nulla. Io non mi ricordo come è finito Persona 5, uno dei miei giochi preferiti di sempre. Non mi ricordo come, cioè, assurdo. Non mi interessa, cioè c'ho la visione d'insieme, capito? Quindi se io so il colpo di scena Non mi cambia assolutamente nulla. No, ma sei chiaro, io pure nel senso, quando vedo, gioco cose, non mi ricordo l'interezza dell'esperienza, anche soprattutto a livello narrativo. Però dicevamo prima come la componente narrativa sia comunque fondamentale all'interno del videogioco. Però quello che pure è un'altra questione, sto andando per argomenti sparsi, che vi dicevo poi anche l'altro giorno, è che ci sta un predominio di questa componente narrativa che mette a margine tutti gli altri elementi che vanno a costituire un videogioco e che lo definiscono di più della stretta componente narrativa. E torniamo al discorso del cosa e del come. E secondo me c'è proprio un problema nel percepire la storia come tutto, ma anche se vedete semplicemente i meme. Perché i giochi single player sono quelli che ti fanno emozionare per la storia. Sì, ok, ma non è solo quello, cioè c'è molto di più rispetto alla storia. E il fatto è che l'opinione pubblica, mettiamola così, rosica tantissimo per gli spoiler di storia, ma non rosica mai per le meccaniche di gameplay. Come appunto vi dicevo, quindi voi vi sto ripetendo una cosa che già sapete. E secondo me questa è una cosa molto importante, riferendola alla mia esperienza personale. Io mi ricordo che i momenti più fighi di un Final Fantasy, quando ero piccolo, erano tipo, ah, vedi, posso evocare delle bestie gigantesche che spaccano tutto. Che poi si va a inserire in un solco narrativo giapponese da prodotto shonen, che è esattamente lo stesso del vedi che figo Goku diventa Super Saiyan 12, o vedi che figa la mossa nuova. Quindi certo. Che poi, tra l'altro, scusa, posso fare una parentesi? Noi in realtà da piccoli siamo cresciuti con lo spoiler, perché a proposito di Dragon Ball, io vi ricordo i titoli spoiler, cioè c'era cosa è successo nella scorsa puntata e c'è Goku che si sta scaricando, parte la puntata, Goku diventa Super Saiyan, e quindi già sai quello che stai andando a vedere. Quindi effettivamente la cosa dello spoiler è interessante come
sia importante adesso, ma noi da piccoli, perlomeno in Italia, credo che non eravamo avvezzi a questi pensieri prima. A proposito di questa cosa, mi viene in mente proprio in quel solco lì del abitudine televisiva italiana, io mi ricordo per certo di pubblicità di programmi Mediaset, possono essere serie televisive piuttosto che film, in cui magari erano prodotti in prima serata, mai visti prima d'allora in Italia, in cui inserivano volontariamente pezzi clou per attirare le persone. Cosa che si fa tuttora poi spesso nei trailer. Infatti. Ma allora, generalmente quando io parlo dei trailer, poi la gente mi dice, punta l'altro argomento fondamentale nell'ottica dello spoiler, che è quello dell'autorialità. Cioè, certo, il trailer va bene perché comunque io mi voglio godere un'opera così per come è stata pensata dal suo autore. E quindi il trailer va bene perché il trailer l'ha pensato l'autore, mentre invece lo spoiler è una cosa che fai tu o che fa qualche stronzo fuori dal controllo dell'autore. Le dimostrazioni sono che ad esempio Neil Druckmann ha scritto di avere il cuore spezzato perché ci sono stati leak e l'esperienza del... sono stata rovinata, e quindi questa è una dimostrazione del fatto che lo spoiler è ben diverso da quello che succede col trailer, con le immagini promozionali. A livello di percezione, sicuramente. Me ne sono allontanato per motivi, quindi non sto dicendo quindi che chiunque sia affezionato allo spoiler, cioè affezionato, chiunque sia fortemente contrario allo spoiler, faccia degli errori. Sto raccontando la mia esperienza perché quello che per me è importante è bilanciare questi due poli che oggi ci sono, che sono sostanzialmente il 99% è no spoiler e poi l'1% è l'opposto. Quello che dico io è che ci sono delle cose che si chiamano orizzonti d'aspettative e le abbiamo tutti, dalla persona con 1000 lauree al più grosso buzzurro che possa esistere. E gli orizzonti d'aspettativa nei confronti di un messaggio che ti arriva sono basati sulla cultura in cui sei nato, a cui fai riferimento. Quindi un esempio è una ricercatrice sociale, e ora non ricordo il nome, ma poi magari troverò il modo di linkarla, se volete informazioni contattatevi, che ha fatto leggere lo stesso libro in lingua inglese a pubblici indiani, inglesi e americani. E la stragrande maggioranza di questi pubblici hanno interpretato in maniera assolutamente diversa, però uguale tra di loro, il significato del romanzo. Questo perché? Perché l'elemento culturale di riferimento ti va sempre a cambiare comunque la prospettiva. Questo già ridimensiona fortemente l'impatto, ad esempio, che un trailer ha sulla gente. E anche questo ci dovrebbe far capire la differenza. Avete presente che in Giappone esistono i trailer per il Giappone? No? Sì. Perché sanno che loro li pensate a quelli di Death Stranding e tanta altra roba. E poi oltre questo io non credo sinceramente che oggi si possa più parlare di autore nel 99% dei casi. Cioè quando mi si dice l'autore, oggi è la giornata del reveal di Assassin's Creed. A me viene sempre in mente quando io ho parlato col consulente storico della saga di Assassin's Creed, a partire da Brotherhood fino all'ultimo, e probabilmente sarà lo stesso di Assassin's Creed Valhalla. L'ho intervistato, gli ho fatto delle domande, lui stesso mi raccontava, guarda, io ho litigato con i level designer perché io volevo che le piramidi fossero più piccole perché non sono storicamente inaccurate. Loro invece mi dicevano che da un punto di vista del game design è fondamentale che siano enormi. Allora io ho detto, ok, vi concedo le piramidi, però voi mi dovete concedere il togliere questa mossa e queste armi nel combat system, perché sono cose assolutamente che non c'entrano nulla. E quindi dov'è l'autorialità in questo? È un costante conflitto in fase creativa da più persone. Beh, però Claudio, la creatività è compromesso a prescindere. Quindi, insomma. Dico, intanto abbiamo già questo primo passaggio. E già comunque qui il fatto che tu mi dica che c'è una grossa differenza tra il trailer o meno, insomma. E poi lì interviene il fatto che, ragazzi, parliamoci chiaro, oggi parlare di autorialità in produzioni che sono così sconfinate, questo è sicuro.
dove la direzione artistica di The Witcher è dettata da un processo che poi si distanzia un attimo da quella invece legata alla narrativa, dove Ubisoft ha 7 studi nel mondo che lavorano allo stesso progetto, e chi fa il multiplayer, e chi fa il single player, e chi fa la mappa, e chi fa quest'altra roba, dov'è l'autorialità? Cioè io devo rispettare la visione di chi? Il trailer poi viene fatto dall'azienda, trailer... Sono casi rari che infatti vengono esaltati nel settore quando ti dicono il trailer l'ha fatto interamente Kojima, quello l'ha fatto lui, l'ha voluto lui. Sono casi rarissimi, quindi anche lì e poi non ci sono solo i trailer, ripeto, ci sono le recensioni, ci sono le anteprime, ci sono le demo. Come diceva Luca poco fa, perché lo spoiler è solo narrativo e io non posso rimanerci male che in un open world da 100 ore io voglia vedere dove sono, cioè non voglia sapere che nel gioco c'è la parte con la neve, la parte nella palude, la parte con i dungeon sottoterra, e perché quello è spoiler e quell'altro no? E perché ci possono essere solo recensioni che soddisfano la voglia di chi non vuole i spoiler e recensioni invece che soddisfano che io non posso trovare per quanto mi riguarda complete, perché devono tutti avere il terrore degli spoiler? Ah, se posso, è un discorso un po' complicato perché secondo me bisogna tenere conto di diverse cose, secondo me dipende molto dal tipo di fruizione, ma anche la terminologia è importante in questo discorso. Ora, legato appunto, perché spoiler la morte di Tizio e non è spoiler invece l'ambientazione di Ghiaccio in questo nuovo open world? Perché secondo me c'è come dice, è proprio un problema, scusami Lore, sì. C'è proprio un problema secondo me di percezione su cos'è lo spoiler, e secondo me c'è anche un problema per cui lo spoiler è diventato the next big thing negli ultimi 2 anni? Prima non ti dico che non... Negli ultimi 4-5, quando è coincisa la questione del Trono di Spade, soprattutto, esatto. è diventato importante socialmente lo spoiler, nello specifico con le nozze rosse. Esatto. Prima la gente non era così interessata, e ripeto, cioè, c'è proprio un problema di percezione su cos'è lo spoiler, perché veramente il fatto che è solo narrativo, ritorno all'esempio che vi facevo qualche giorno fa, a parte poi l'evocazione di Final Fantasy, cioè se tu mi dici che nel Doom nuovo posso arrampicarmi sulle pareti, quella è una cosa che cambia totalmente le carte in tavola. Tu mi dici che io per prendere le munizioni in Doom devo utilizzare una determinata skill, per l'armatura un'altra, per i punti vita un'altra, che cambia totalmente il gameplay. Cazzo, dovrebbe essere uno spoiler in un mondo giusto, diciamo, molto più importante di sapere chi muore, perché quello va proprio alla radice di quello che è il core di Doom. Certo. Come dovrebbe essere il core, mettiamo, di Final Fantasy, la narrativa. Però la narrativa avete spoilerato. Doom sti cazzi, diciamo, ogni cosa di gameplay, tanto mica spoiler, mentre in realtà stai andando a sputtanare il cuore della cosa esattamente allo stesso modo. Chiaro. Però il pubblico rosica da una parte e non rosica dall'altra. Io in questo senso, dopo la risposta di Lorena, devo aggiungere una cosa a questo che ha detto Luca. No, io semplicemente volevo dire appunto c'è una dovuta differenza, perché la trama tu l'assorbi comunque passivamente, ascoltando, vedendo. Il gameplay, quindi la skill per caricarti le munizioni o l'esplorazione di un'ambientazione che tu hai solo visto su trailer, è invece una cosa attiva, soprattutto proprio nel discorso di gameplay. Cioè io sapere che c'ho la skill per il super fucile, ok, lo so, ma io solo giocando posso capire effettivamente la vera innovazione. Poi ragazzi, altra cosa, sostanzialmente la recensione è, come dire, una guida all'acquisto, perché, e torniamo appunto al discorso del consumo, cioè la gente che si legge la recensione è per capire, ma io li devo spendere i soldi per comprarmi questo titolo? È normale che per catturare l'attenzione di un pubblico a cui tu devi vendere comunque il tuo gioco, devi creare appunto l'aspettativa, e non lo fai con la trama, che è una cosa che appunto tu scopri giocando, ma in maniera passiva.
lo fai attraverso le innovazioni del gameplay, le innovazioni soprattutto del gameplay, perché alla fine poi il videogioco, secondo me, a mio parere, è veramente il medium del futuro, perché è quello davvero proiettato sempre sull'innovazione. Alla fine, qualsiasi prodotto, la cosa che ti vendono e che deve risaltare subito è l'elemento nuovo rispetto a quello che c'era nel capitolo precedente. E queste cose tu le puoi capire solamente giocando. Quindi, sapendo che c'è questa cosa che mi può interessare a me da giocatore, allora io il gioco lo compro. La trama, invece, non, secondo me non può essere equiparata. Tornando anche a The Last of Us, al primo The Last of Us, l'inizio, quello che riguarda la figlia di Joel. A saperlo, io non so se già sapevate cosa succedeva quando l'avete giocato. No, io non lo sapevo. Ma immagino voi la prima volta siete rimasti distrutti. Ma io non sono rimasto distrutto, nel senso che per me è importantissimo, ma nella narrativa in generale, avere avuto il tempo di conoscere i personaggi per empatizzare con loro. Io in The Last of Us ho vissuto più il dramma del pensare, quello che pensavo in quei momenti è stato: oddio, io sarò un padre che ha perso la figlia nelle prime ore. Non ho avuto pena, paura, non mi è dispiaciuto per lei, ho semplicemente detto ok, ho sentito proprio il peso di dire il mio viaggio sarà quello di una persona che ha già perso tutto. Sì. Quindi l'ho sentita la scena molto. Però per me non è stato questo dramma. Però lì si tratta di modi diversi di vivere il racconto. Non credo che c'entri tantissimo lo spoiler. Lì è... Però voglio dire, se tu parlo con ripercussioni anche ludiche. Nel senso, se io inizio il gioco e so che purtroppo la figlia di Joel non ce la fa, io tutta la concitazione e la frenesia che vivi nelle parti iniziali, perché tu all'inizio inizi con il compleanno in casa, e poi di colpo questa quotidianità dolcissima viene distrutta praticamente subito, e quindi tu provi a scappare, a salvarla, per poi sapere che alla fine non ce la fai. Ecco, sapendolo, tu anche ludicamente, non lo so se provi lo stesso coinvolgimento. Quindi io credo che lo spoiler narrativo comunque poi vada a inficiare anche sull'esperienza ludica in sé. E quindi torniamo di nuovo al discorso delle ripercussioni su una fruizione attiva, che è quella che proprio percepisci tu personalmente. Non so se è chiaro. Sì, ma è chiarissimo. E ci tengo a ribadire che per quanto mi riguarda, il cosa succede è un elemento assolutamente fondamentale del racconto di qualsiasi tipologia, serie TV, videogioco, eccetera. E chiaramente sapere prima qualcosa cambia la tua fruizione. Io non sto negando che la tua fruizione cambi. Hai assolutamente ragione, è logico, lo dice qualsiasi manuale. Quello a cui mi riferisco io è, punto primo, noi, la nostra fruizione è comunque stata, tra virgolette, enormi, perché per me non è così, sporcata. Noi, ok, sì, non sappiamo quella trama, va bene. E allora? Cioè, è tutto il resto invece che già sappiamo. Proprio perché parliamo di un videogioco, per esempio, quanto è importante la componente non tanto ludica, ma proprio interattiva, e quanto è importante il racconto. Un videogioco fatto bene, un videogioco che se io ti racconto la sua storia, quando tu giochi, lo scopri. Cioè, se io questa è la mia prospettiva, ovviamente, se io oggi ti descrivessi l'intera sceneggiatura di tutti gli atti di Watermezzo, vedi Finch, tu non ne riusciresti a capire neanche uno. Certo. Senza usare il modo in cui poi queste cose vengono esposte, non te lo godi. Al contrario, se tu invece già sapessi della storia di una... Se invece in un videogioco di narrativo tradizionale scopri che tu già la trama la sai e giocando non ti dà nulla, forse il problema è che il racconto non era poi così fatto bene. Se sapere la trama ti toglie davvero così tanto. E quindi per me il problema non è... Ragazzi, fatevi spoilerare il più possibile, perché così vi godete le cose di più. Ma andiamo un attimino più calmi, perché così magari ci possiamo godere i contenuti dei giochi. Quello che secondo me spaventa tanto la gente è che, siccome non ha neanche voglia di fare lo step successivo e andare ad analizzare davvero i contenuti del gioco,
A quel punto è ovvio che la trama sia la cosa importante, perché è l'unica cosa importante. Tu giochi... Anche perché è la cosa più leggibile, probabilmente, di tutta la costruzione sì. videogioco. Molto, molto probabilmente sì. Cioè, ribadisco, non vorrei che sembrasse un... Gli spoiler non servono. Assolutamente no. Ripeto, in un mondo ideale sarebbe bellissimo entrare con gli occhi chiusi in negozio, prendere una custodia, metterla nella PlayStation e arrivare senza sapere nulla. Che era poi la cosa, ragazzi, che ci ha fatto piacere quando eravamo piccoli, quando giocavamo. Fatti. Io quando ero piccolo, molto spesso, vivevo questa scoperta, perché per me anche solo scoprire cosa succedeva all'inizio per me era tutto scoperta. Perché non sapevo niente. Però, a maggior ragione, quella era tutta la parte legata al piacere, ripeto, dello scoprire. Io mi rendo conto che oggi sta quasi completamente scomparendo. Quelle poche volte che c'è, viene definito in maniera negativa. Se guardi alle generali reazioni nei confronti del giornalismo videoludico statunitense, che quando provi un attimino a fare, invece ad analizzare il messaggio, il contenuto, i significati dell'opera, o sei banalmente un cagacazzi, oppure addirittura sei una persona pericolosa, politica, eccetera. Questo perché? Perché a mio parere è proprio questa totale attenzione verso lo spoiler, che è totalizzante, quindi è l'unico tipo di modo in cui ci si approccia al consumo dei videogiochi, ci dice che c'è solo una ideologia, che è quella lì, quella appunto del consumo. Appena provi a cambiare questo approccio, diventi una persona pericolosa. Fatto sta che a me è bastato scrivere qualche volta in articoli, eccetera, che gli spoiler non sono importanti, per essere stato comunque segnalato a vita in certe community da questo punto di vista. Cioè, lo spoiler non è importante, che lo spoiler non ha poi tutto questo impatto. Poi, ripeto... Allora, io devo dire la verità. Cioè, io dopo la discussione in privato, in realtà, non dico che ho cambiato idea, cioè, rifuggo, se posso rifuggo dallo spoiler. Però ti sei cercata della Stovas come finisce? No, no, quello non l'ho fatto. Non l'ho fatto, lo è. Però... mi rendo conto che sapere quello che succede non mi toglie valore comunque all'opera o al gioco o certo. al libro. Noi adesso ci stiamo concentrando sui videogiochi perché insomma il podcast, il tema dei podcast è questo, però vale anche per... Non sono gli orsi il tema del podcast. Anche. No. Spoiler degli orsi. Esatto. Però ecco, racconto agli ascoltatori questa storia che ho raccontato appunto ai ragazzi che sono qui con me per iniziare il discorso dello spoiler. Io mi sono approcciato allo spoiler alle medie quando una mia compagna mi prestò il Principe Mezzosangue di Harry Potter. Quando lei mi diede il libro sulle mani, da tra le mani, mi disse chi era il Principe Mezzosangue. Ora, il libro, all'epoca il libro lo lessi, mi piacque, ma avevo quel rosic che mi porto tuttora, perché so di non aver fruito allo stesso modo Harry Potter, il Principe Mezzosangue, come l'hanno fruito la maggior parte dei miei compagni e amici, o comunque di ragazzini che alla mia età si leggevano Harry Potter. Quindi... Ripeto, non riesco a vedere il lato positivo di venire a scoperta, di venire a scoprire lo spoiler, perché ripeto, inevitabilmente ti altera la fruizione. Non cambia il valore, sono d'accordo, perché se un'opera è meritevole, come avete detto voi, lo spoiler non lo inficia assolutamente, soprattutto dal punto di vista narrativo, perché se non riesce a colpire effettivamente vuol dire che una componente narrativa non è all'altezza. Quindi però dopo questa discussione, la discussione privata, ma soprattutto la discussione che stiamo facendo adesso, io ammetto di ragionare adesso un po' più in maniera più logica davanti allo spoiler, dire ok Lorena, però puoi mantenere la calma, non c'è bisogno di farsi prendere dall'ansia, sicuro non li vado a cercare, ecco, questo è ovvio. E quindi niente, ci tenevo alla fine a fare il mio monologo sulla mia esperienza dello spoiler. E su questa cosa ti posso tra l'altro aggiungere una roba che anche questa l'avevamo detta l'altra volta, alla fine mi sto rendendo conto che l'altra volta abbiamo fatto un'altra discussione infinita. Sì, dovevamo registrarla, cioè davvero, facevamo prima però. Ah, perché la gente legge le recensioni per capire se comprare il gioco. E dicevo che sì, cioè la gente legge le recensioni per capire se comprare il gioco, vero, non c'è assolutamente nulla di male in questo. Ma torniamo al punto, perché
leggo se comprare il gioco è l'elemento più banale, è quello ludico, quello esplorativo, la progressione, che meccaniche si usano, che ambientazioni troviamo, quanto dura il gioco. E tutto questo sì, ma la trama no. Certo. Cioè perché? Perché è più importante, magari se, guarda, se tu mi dicessi, no, magari lo spoiler evitalo per The Last of Us. Allora, comunque in questa prospettiva, sebbene per me sia sbagliato, posso capirlo. Ma lo spoiler di Fallout 4, di 300 ore di camminare in giro per le wasteland a fare cose, e poi il problema è che mi dici la trama, il colpo di scena... E anche di 750 sottotrame, che magari, appunto, quel dettaglio della trama principale, se non è collocato in una rete di sottotrame gigante, non vuol dire nulla, capisci? Scusate se vi interrompo, pure questo, no? Roba tipo Fallout, Skyrim, eccetera, tutti questi sandbox, molta narrativa emergente, eccetera, no? È roba che lavora molto di più sulle sottotrame, esatto, che sulla main quest. Però spesso leggi, poi c'è sta missione secondaria fichissima in cui succede questo, e era proprio quello che non mi dovevi dire, no? Come la famosa subquest di Sacred, di cui tutti sicuramente sapete no, a cosa mi riferisco. C'è questa subquest di Sacred 2 in cui compaiono i Blind Guardian per tutta una serie di siti. A parte la questione di Blind Guardian, di cui a me ovviamente me ne frega molto poco perché non mi piace il power metal. Però... non mi fanno ridere, io voglio bene tipo il Truce Clan, però vabbè. Però capisci, cioè, sono questi dettagli che rendono bella l'esperienza di gioco. Sì. Non sapere che alla fine ammazzi il drago più fico del mondo. Perché pure grazie al cazzo. Esatto. Cioè. E io tra l'altro su questa cosa di Claudio che diceva, parlava appunto da un punto di vista della nostra prospettiva professionale in un certo senso. La cosa su cui mi interrogo è qual è la prospettiva per cui ha senso lavorare su una recensione. E secondo me l'unica è quella di considerare la recensione per quello che è, ovvero un test argomentativo. Tu devi dare un'argomentazione. Se per sostenere quell'argomentazione devi raccontare delle cose, lo racconti. Però la recensione è un problema di consumo. È lo stesso del prodotto che recensisce. Perché se faccio lo spoiler non leggi la recensione, quindi è un impasto. Ma infatti ci sono gli approfondimenti, cioè quando tu vuoi trattare la tematica il gergo è questo, per questo dico anche la terminologia è importante, sì. Perché a livello di percezione la recensione è per l'utente che non sa se comprare il gioco, se recuperarlo o quant'altro, si legge la recensione per capire le innovazioni o le particolarità di quel titolo a livello di gameplay, perché poi tanto il gameplay può capire se lo può sconfinferare, però poi lo capirà, ripeto, che qui solo col pad in mano. Mentre poi, sento Claudio molto piano, concludo davvero, mentre hai poi l'approfondimento per le persone che già hanno giocato il gioco e quindi si vogliono documentare, vogliono anche confrontarsi, che tra l'altro è un approccio che utilizzo io, cioè quando io devo voglio giocare a un gioco che mi interessa, non lo devo coprire per lavoro, io mi chiudo in una campana di vetro. Perché, e qua so di triggerare Claudio, visto che ha parlato di arrivare vergini al prodotto, però cerco di non farmi aspettative, quantomeno non farmi influenzare dalle aspettative altrui. Poi è chiaro che io ho delle aspettative autoalimentate, e per dirvi parentesi, sapete tutti appunto il mio debole per la storia, io in Death Stranding sono impazzita quando ho visto le trincee, quindi riferimenti alla Prima Guerra Mondiale, ho detto Madonna, ho detto... Cioè, quella a me mi ha colpito più di tutto su Death Stranding, che è un secondo, e che poi nell'economia di gioco in realtà non è che ha una funzione fondamentale, comunque non principale rispetto agli altri elementi del gioco. Quindi, ripeto, io utilizzo la mia esperienza per capire un po' anche i sentimenti generali e le percezioni generali, però se non so appunto quindi se scientificamente possono essere accettabili, però credo che quantomeno la riflessione che sto facendo sia... logica e legittima un po' quello che succede oggi, quello che noi andiamo ad affrontare oggi anche come critici. Ma che tu individualmente voglia fare così è assolutamente legittimo, ripeto, io fino a pochi anni fa facevo la stessa identica cosa, non è quello il problema per me. Quello che ti dico è, tu hai detto esattamente, poi ci sono gli approfondimenti per dire il resto. E di nuovo, perché? Io penso, ad esempio, io da piccolo, per 16 anni circa, mi sono avvicinato molto di più ai videogiochi grazie a
Bioshock, Assassin's Creed, insomma i primi capitoli della, i primi giochi di grande richiamo della scorsa generazione. E ricordo di essermi affezionato particolarmente ad Assassin's Creed e notavo che la gente, dopo il secondo capitolo, iniziava ogni volta a dire, prima che il gioco uscisse, vabbè, ma è la stessa cosa con due cambiamenti, ma è la stessa cosa con due cambiamenti, ma è la stessa cosa con due cambiamenti. E io oggi ci penso e dico, ma se quei cambiamenti lì, quelle nuove meccaniche di gameplay, non le si fosse recensite in ogni singolo angolo, non le si fosse fatte vedere nei walkthrough, non sarebbero state tutte piccole scoperte per la gente che va ad approcciarsi al gioco e magari avrebbe evitato di dire no, siccome l'innovazione rispetto al capitolo precedente è scarsa, allora il gioco non merita. Ma perché? C'è anche questa cosa che il gioco merita o non merita a seconda di quanti cambiamenti ha fatto rispetto al passato. Ma perché? Ma ci siamo dimenticati che le storie raccontano delle cose, che hanno dei messaggi. Io non Claudio, è... se posso faccio un passaggio ancora più estremo rispetto a questo, a questo ragionamento qua. Nel senso, partiamo dal presupposto che gli approfondimenti piuttosto che le recensioni, no? Perché distinguere? Nel senso, se l'obiettivo è quello di analizzare, scoprire e di sotterrare qualcosa, io do per scontato che, che la persona abbia avuto un approccio al prodotto, se no non capisco perché dovrei fornirgli uno spunto di discussione e di ragionamento se lui o lei non ha il punto di vista su quella cosa. Perché se no poi si ritorna sul dettaglio, per cui... raccontare che l'innovazione in Assassin's Creed Odyssey piuttosto che Origins è l'introduzione del GDR, che effettivamente è uno spoiler perché stai scardinando una meccanica portante. Quindi almeno sì, ti dico, il mio processo creativo quando vado a scrivere qualcosa è, io do per scontato che la persona che sta leggendo sa di quello di cui sto parlando, e quindi io posso permettermi un grado di approfondimento diverso, un grado di analisi diverso. Che non è utilitaristico, che non è di consumo, che non è relativo al utilizzare il mio scritto come un prodotto, esattamente come utilizza il prodotto poi successivo, che sia film o videogioco o quel che è. No, io ad esempio non faccio come fai tu, cioè io sono purtroppo, per fortuna, cosciente quando mi metto a fare un certo lavoro di sapere se mi sto mettendo a fare l'approfondimento o la recensione. Infatti, se ti ricordi, su altri progetti come Deep Play abbiamo sempre diviso analisi, certo, approfondimento, eccetera. Quindi io, quando mi si dice recensione, io so oggi scrivendo che non devo fare lo spoiler. Però l'obiettivo che mi pongo io quando mi metto a scrivere è, io voglio che la gente finisca di leggere l'articolo e sappia qual è il messaggio, e quindi l'obiettivo di design, nel caso di un videogioco, dell'opera e di chi l'ha fatto. Chiaro, chiaro. Dirvi esattamente tutto quello che c'è da fare, tutte le ore. Perché sennò diventa una lista della spesa che non ha senso. Un po'... No, quella diventa una lista utile a chi vuole comprare. E ripeterò all'infinito che è una cosa che è importante che ci sia. Non sono qui a dire le analisi filosofiche sono più importanti. Ah, no, ovviamente io non stavo dicendo che serve solo l'approccio mio. Io sto dicendo assolutamente che l'approccio mio è quello. Ma non è che sia più giusto o più sbagliato degli altri. Io faccio questa cosa qua perché egoisticamente mi permetto, da scrittore, quindi da creativo, di agire in un certo modo. Esatto. Quello che dico io è, vorrei che si riconoscesse semplicemente che quello espositivo sull'elenco delle attività possibili che protegge dallo spoiler, eccetera, sia evidentemente una scrittura che va ad aiutare il consumatore. È pensata per aiutare il consumatore, per aiutarlo nel suo percorso di scelta. L'analisi che ti fa lo spoiler, ma lo spoiler non solo della trama, lo spoiler di tutto, ti serve perché ti va poi a cogliere invece e a dare l'opinione della persona che scrive sul messaggio dell'opera, che magari è più importante per altre persone, per esempio. Cioè se io, tu, Luca, mi dici giocatelo perché a te piace, tu che mi conosci, io so che tu stai dicendo per i messaggi e i valori che ha, non perché ti piace perché ti spara e ti piacciono gli FPS. Quindi, certo, a mio parere, una recensione che dà più dignità al lavoro, piuttosto che riconoscere più potere al consumatore, è la recensione che magari lo spoiler, ma in generale, quindi ripeto, non solo di trama, te lo considera
che ti spiega ma proprio tanto a fondo, che dà un valore così importante al messaggio dell'opera, che poi è il finale vero e proprio della creatività, che capisce che tutti gli strumenti che vengono utilizzati sono mezzi per arrivare al messaggio e non il contenuto stesso del consumo. Ed è per questo che io ti dico che lo spoiler per me è consumo, perché lo spoiler si limita a voler proteggere la superficie, invece la superficie la devi scalfire per arrivare dentro al messaggio, al contenuto, al vero significato. E relegare tutto questo all'approfondimento si può fare, chiaro, lo si fa in tanti, infatti, compreso il sottoscritto. Però penso che per dare assoluta dignità all'opera sia bello che anche in sede di recensione si dica: cazzo, io ve lo racconto perché merita davvero tanto. Guardate che cosa c'ha dentro questo gioco. Chiaro. No, ma io infatti in linea di massima sono d'accordo, soprattutto da questo punto di vista. Lo capisco e ripeto, mi trovo concorde. Io credo che in realtà questa situazione sia comunque in realtà collegabile proprio alla scuola della stampa specializzata, cioè da sempre si è approcciato in una determinata maniera alle recensioni, cioè, le recensioni sono sempre stato appunto un prodotto che spiega le innovazioni di un prodotto, di un altro prodotto, che deve poi essere comunque acquistato da appassionati. E quindi fare una rivoluzione in questo senso la vedo molto difficile, cioè non c'è una critica videoludica, cioè le critiche videoludiche è nata in un modo e in realtà si è espansa, però le tipologie di analisi e di articoli, rimaniamo solo nella forma editoriale, è diciamo stata scritta, è iniziata così, e credo che da questo derivi anche poi questa impostazione che ci portiamo tutt'oggi noi critici nel 2020. Certo. Sì, ma io credo che oramai questa cosa, penso che sia più legata al fenomeno culturale, cioè al contesto culturale, culturale, perché è un problema oggi di qualsiasi cosa, scrivere di qualsiasi cosa, recensioni, film, fumetti, libri, cioè non è un problema della stampa videoludica che magari è stata caratterizzata storicamente da questa cosa, c'hai sicuramente ragione, però credo che oggi sia un problema davvero proprio culturale che abbiamo, i media, la comunicazione, i videogiochi, i fumetti eccetera sono principalmente consumo, un prodotto che io devo conservare perché me lo devo consumare io gelosamente a casa mia, piuttosto che discuterlo in pubblico, piuttosto che farne un... E tra l'altro questa cosa riconosce un valore all'autore è molto più importante di quello che riconosce ad esempio al critico. Cioè io perché devo proteggere a 360 gradi l'opinione dell'autore e devo invece castrare incredibilmente quella del critico? Perché non può permettersi di esprimere a 360 gradi con totale libertà tutto quello che pensa e tutto quello che sa sull'opera. E perché diamo così tanto valore al produttore del videogioco e del film e non alla persona che invece lo commenta, lo critica e tanto altro? E anche su questo poi ci sarebbero da aprire, da aprire porte infinite. Però, ripeto, ci sono talmente tante contraddizioni in seno al tema dello spoiler, che ho notato nel tempo, che semplicemente io spero oramai di aver reso chiari perché, che oramai davvero, lo dico con totale e assoluta sincerità, ho notato che non mi tange davvero in alcun modo, ma proprio neanche lontanamente. Sì, io credo che dopo questa discussione, vi ripeto, già mi avevate convinto, però sicuro non ho... mi sento cambiata. No, dico davvero, no, dipendo, non mi andrò a cercare gli spoiler di The Last of Us 2, però la vivo con molta più serenità. Chiaro. La verità, quindi avete fatto anche una buona azione oggi. Posso dire una cosa che mi fa incazzare degli spoiler, però? No. Oh no, devo stare zitto. No, ho detto, sai cosa mi fa incazzare degli spoiler? No, ho detto, posso dire una cosa che mi fa incazzare degli spoiler? Perdonami, no, avevo capito male, di certo. È immaginarmi uno stronzo in cameretta che dice, ora mi diverto proprio a scrivere questa cosa così rovino le cose, quello mi manda al manicomio. Ma cioè, perché là dici, quella è cattiveria proprio. No, è proprio che stai rubando l'ossigeno agli altri. Ma non solo è cattiveria, è proprio consumo nel consumo del consumo, sì. Perché comunque è utilitarismo. Io voglio una cosa, certo. E te ne privo a te.
Ora, se tiriamo fuori la questione di diritto dell'esclusività di consumo di determinati beni, affittiamo dopodomani, anche perché io sono una pippa in diritto. Però effettivamente l'esclusività di poter consumare un bene è una questione, però mi manda al manicomio. Cioè, vabbè, se mi manda fuori dalla grazia di Dio. Se tocchiamo quella apriamo veramente mille portali. Il punto è che quella roba là non è che ti fa incazzare lo spoiler, ti fa incazzare internet. Sì. Ti fa incazzare il personaggio, capito? Quello che, sì, che prova divertente questa cosa. Vabbè. Esatto, in realtà l'odio dello spoiler sempre torna a parlare personalmente. Però è legata anche a questa cosa. Cioè, tu comunque associ lo spoiler che leggi magari. Io molti spoiler li ho beccati su Facebook adesso, poi sì, sostanzialmente dai social. Che sempre la maggior parte è tema Game of Thrones. Le nozze rosse per fortuna me le sono evitate. E io ho rosicavo, perché ho detto, allora tu mi stai obbligando, perché poi c'era all'epoca che la prima puntata usciva in contemporanea all'America, quindi veniva proiettata su Sky alle 3 di notte. Quindi io ero obbligata, mi sentivo obbligata a fare nottata, non me la potevo vedere con calma, perché sostanzialmente la gente, qua secondo me si collega anche con la FOMO, la gente per far capire che ha visto la puntata della serie TV più importante del periodo ti deve fare il posto con il twist di trama, con il colpo di scena per far capire, io l'ho visto tra i primi e quindi ne posso parlare, quindi ripeto, in realtà ce ne ampelagare sempre di più e il discorso è super interessante, però secondo me qua si va a collegare sinceramente anche alla FOMO. Certo, c'è un collegamento stretto con la Fear of Missing Out e soprattutto, ripeto, c'è sempre quel collegamento con il consumo del consumo del consumo, esatto. Cioè c'è questo inscatolamento di consumi e di ragionamenti utilitaristici uno dentro l'altro che si ricollega tutto, assolutamente. Anche il fatto che non ho capito perché a me dovrebbe interessarmi che tu hai visto l'ultima puntata di Game of Thrones, puoi anche tenertelo per te. Appunto, c'è anche quello, la costrizione al condividere, al rendere... Sì, che hai partecipato a questo... Sì, ma è tutto, cioè per quanto mi riguarda sono tutti temi collegati. Sì, assolutamente. Di ritornare al consumo, alla volontà di partecipazione collettiva, sì. Io non posso perdermi l'opportunità di parlarne insieme a voi, quando lo so prima, perché ad esempio l'ho giocato prima, io sono più importante, io ho partecipato prima di voi alla cosa, e quindi c'è lo spoiler. Esatto. Poi lì c'è la fidelizzazione, io sto vedendo un sacco di persone che se tu vai a vedere nei profili, c'hanno tutte le immagini Xbox, e vanno nei gruppi e fanno i cosi su Instagram che si chiamano tipo, si scrivono tipo, che ne so, muore il cavallo di Ellie, e mettono il segui sulle persone, e quindi alla gente gli spunta... Ti segue questa roba qui, capito? Era un esempio, ovviamente non era lo spoiler del gioco, era per fare un esempio. E quindi, anche capito? Perché Ellie sti cazzi, ma il cavallo, però io ci tengo a certe cose. Esatto. Quindi là c'è pure il discorso della fidelizzazione, cioè certo. Che tu hai l'altro brand e quindi gli fai... Cioè, e si tratta sempre di... La fidelizzazione riguarda il consumo. Quindi anche lì, cioè, il punto torna sempre lo stesso. Io direi che in un'ora abbiamo dato parecchi spunti di riflessione. Cioè, io vorrei aggiungere solo una cosina. Certo. Proprio rapida. Claudio, tu alla fine in questo discorso qua hai parlato di coscienza collettiva, di creare appunto collettivismo, ma secondo me è una questione ancora più paradossale, perché si tenta in un contesto collettivo di condivisione completa di far parlare sostanzialmente di se stessi, perché alla fine non è tanto il io sono arrivato prima di te a questa cosa, a questo prodotto specifico, ma io sono arrivato prima di te, cioè l'ho fatto io, uh-huh. E quindi devi parlare di me in un contesto in cui teoricamente bisognerebbe parlare del collettivo e dell'insieme, ma invece si sposta l'attenzione su se stessi e quindi si crea questa situazione per cui ci si crea l'essere, tra virgolette, permettetemi il termine, influencer, in un momento in cui bisognerebbe fare qualcos'altro, no? Questo è il problema. Assolutamente. Tu intendi nel momento in cui ti va a fare lo spoiler? Sì. O comunque in cui vai a dire io ho comprato il gioco al day one e quindi sicuramente sono più fico di te. Cioè si sposta quell'attesa collettiva, tutti siamo insieme ad aspettare qualcosa, io lo sto facendo. Sì. Non so, tutta la roba della fidelizzazione anche lì, cioè io sono più fedele, io sono più fan di te,
È come quando ti fai la fila alla Apple per comprare il cellulare. Cioè, io sono più fan di te, quindi io sono più rispettabile. Perché torniamo di nuovo lì. Se l'opinione non conta, in modo tale che possiamo castrare quello che vuole dire il recensore perché non deve azzardarsi a dire lo spoiler, allora quello che conta davvero è il consumo. Di conseguenza, se io lo consumo prima, io valgo più di tutti gli altri. Certo. Sì, insomma, appunto, le cose... Non so se è il caso di riprendere poi il discorso magari con qualche professionista, intendo magari uno psicologo che ci possa spiegare meglio... Non è basta con gli psicologi. Vabbè, ma poteva essere interessante, ragazzi. Cioè, effettivamente ora l'ultima riflessione di Luca era interessante. Con un professionista io mi sarei... ci avrei volato tantissimo. Cioè, avrebbe dato altri spunti di discussione magari cui noi non siamo giunti. Più che altro altre prospettive, da spiegarci probabilmente meglio i meccanismi. Sì, per me ci possiamo pensare serenamente. Vedi? Quindi... Sì, però poi gli dico perché non dormo la notte, capito? Quello che... Io avrei un competente, si chiama Alessandro Giardina, che si occupa anche e soprattutto del mondo dei videogiochi, diciamo, in qualche modo. Quindi potremmo serenamente invitarlo se interessa. Anzi, chi sta ascoltando ci faccia sapere se è interessato. Esatto. Assolutamente, assolutamente. Esatto. Quindi, ragazzi, dopo questo annuncio io chiuderei qui. Quindi vi ringrazio per essere stati con me e aver parlato di un tema così caldo e importante come lo spoiler, e ci sentiamo prossimamente. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.